Scoperte 7 tonnellate di sigarette di contrabbando, arrestate 4 persone. Avrebbero rubato energia elettrica per circa 400.000 euro. Ai domiciliari finiscono 3 persone, altre 4 denunciate. Trattamento e smaltimento dei rifiuti. I sindaci dell'area nolana chiedono il rispetto dell'accordo di programma del 2011. Per evitare i doppi turni alla scuola Ciccone saranno trasferiti gli uffici didattici. A Sant'Anastasia il sindaco Abete traccia il bilancio dei primi 3 mesi di attività. Fondi europei, passa l'emendamento Manfredi Iannuzzi. Questi erano i titoli principali, ci rivediamo dopo la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca. Musica, luci e colori per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento. Il vostro. A Nola, villaminieri.it. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Videonola Notizie. Carabinieri e Guardia di Finanza in un'azione congiunta hanno scoperto e sequestrato 7 tonnellate di sigarette di contrabbando. I tabacchi erano occultati all'interno di un capannone ubicato a Sant'Antonio Abate. Il servizio di apertura. 7 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza dopo che i carabinieri di Sant'Antonio Abate avevano scoperto il carico in un capannone. Un servizio congiunto, nato a seguito di un'operazione di controllo del territorio che ha portato i militari dell'Arma ad ispezionare il capannone di circa 1000 metri quadrati di proprietà di una ditta del luogo, dopo aver notato un movimento sospetto di persone e di veicoli. Entrati nello stabile sono state sorprese 4 persone mentre scaricavano da un rimorchio numerose pedane piene di cartoni, contenitori che erano stati occultati dietro un carico di copertura, ingente la quantità di sigarette scoperte. Le bionde provenienti dalla Tunisia erano state nascoste dietro un carico di sacchi di juta che contenevano nocciole di olive frantumate utilizzate per la bruciatura. Scoperti, i 4 contrabbandieri tentavano la fuga nelle campagne limitrofe, ma venivano immediatamente bloccati e tratti in arresto e trasferiti successivamente nel carcere di Poggioreale. Insieme alle 7 tonnellate di sigarette sono stati sequestrati un container e 2 furgoni utilizzati per il trasporto e la successiva distribuzione sul mercato per la vendita al dettaglio. Le indagini proseguono per scoprire eventuali complici e verificare la posizione e le responsabilità di ulteriori soggetti coinvolti nel traffico illecito. I carabinieri delle compagnie di Giugliano e Castello di Cisterna hanno arrestato per furto aggravato Rosaria Altieri di 20 anni, incensurata, e Giuseppe Barretta di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusati di furto nella sezione distaccata dell'ufficio anagrafe del comune di Casalnuovo. I due, dopo aver forzato la porta e il cancello d'ingresso dell'ufficio anagrafe del comune, hanno rubato 2 timbri a secco, denaro contante, numerose carte d'identità in bianco custodite in una cassaforte forzata dai due utilizzando una fiamma ossidrica. Avrebbero rubato energia elettrica per circa 400.000 euro. 3 gestori di attività commerciali sono finiti ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Altre 4 persone sono state denunciate. Il servizio. Avrebbero utilizzato magneti e cavi nascosti per rubare energia elettrica nelle proprie attività commerciali. Sono finiti agli arresti domiciliari un titolare di una pizzeria e 2 gestori di bar operanti a Scafati, accusati di furto aggravato di energia elettrica con uso di mezzo fraudolento. L'azione di controllo è scattata con l'impiego di circa 50 carabinieri del personale dell'Enel per contrastare il fenomeno dei furti di energia diffusi sul territorio. Un'informativa ha portato i militari ad agire con sicurezza, ispezionando i locali commerciali a colpo sicuro. L'azione, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, si è sviluppata nel pomeriggio di ieri e all'interno delle attività commerciali venivano trovati dei grossi magneti utilizzati per bloccare o alterare la normale registrazione dei consumi. In pratica, dei cavi abilmente occultati erano stati allacciati direttamente alla rete elettrica, bypassando i misuratori. Un congegno complesso che nel tempo avrebbe consentito di frodare la società erogatrice del servizio elettrico per circa 400.000 euro.
Insieme ai 3 arrestati sono state denunciate a piede libero altre 4 persone. Per la gestione di servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il sindaco di Casamarciano, Andrea Manzi, sollecita il rispetto dell'accordo di programma del 2011. L'accordo prevede la gestione associata dei servizi per i comuni nell'area nolana, in cui la differenziata è praticata con livelli di normalità e virtuosità. Il servizio. Varo della costituzione del sistema territoriale ottimale in capo alle amministrazioni comunali dell'area nolana, gestione ottimale del trattamento dei rifiuti, proporzionalità delle tariffe rispetto ai livelli di differenziazione dei rifiuti realizzati nei comuni dello STO da istituire, certificazione dei carichi dei rifiuti conferiti agli impianti. Sono questi 4 obiettivi su cui puntano le amministrazioni comunali dell'area nolana per la gestione associata dei servizi in materia di rifiuti solidi urbani, obiettivi per i quali in sostanza si dissociano dalla proposta istitutiva dell'ambito territoriale ottimale 3, comprensivo di 59 comuni con Torre del Greco ente capofila. A ribadirlo è il sindaco di Casamarciano, l'avvocato Andrea Manzi, presidente del coordinamento dei primi cittadini dell'area proprio per le politiche ambientali. Manzi, nella specifica nota informativa, sottolinea la presa di posizione che i sindaci hanno assunto già nello scorso agosto per rivendicare il varo dello STO dei comuni nolani in autonomia rispetto all'ipotizzata configurazione del lato 3. Presa di posizione che deriva dal dettato della legge regionale che promuove e favorisce il protagonismo degli enti locali associando i servizi con criteri di economicità e di efficienza. E a convalida dell'opzione per lo STO autonomo, i sindaci hanno proposto 2 mesi fa ricorso al TAR, mentre sul versante della valutazione politica ed amministrativa la scelta del coordinamento dei sindaci dell'area nolana è ritenuta praticabile dallo stesso assessore regionale all'ambiente Giovanni Romano. In realtà le amministrazioni comunali dell'area rivendicano i profili della normalità nella programmazione e nella gestione dei servizi, profili consolidati negli anni, con indici di virtuosità in vari contesti, standard suscettibili di ulteriori miglioramenti se viene compiuto il passaggio nello STO in autonomia. Convocato dal presidente Antonio Mappa in seduta pubblica ordinaria per martedì prossimo, il Consiglio Comunale di Bosco Reale. Tra i capi all'ordine del giorno, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014, approvazione del bilancio di previsione di esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016. Si dovrà attendere martedì prossimo per conoscere la decisione dell'ASL sulla possibilità di trasferire gli uffici della scuola elementare Ciccone nei locali in affitto della proprietà Minieri. Una scelta giusta che eviterebbe ai bambini di svolgere l'attività didattica anche nelle ore pomeridiane. Vediamo il servizio. Dalla chiusura della succursale del plesso scolastico Ciccone alla riapertura con trasferimento delle 4 aule collocate nella proprietà Minieri nella sede principale. Un intervento portato avanti per scongiurare i doppi turni. La chiusura del plesso scolastico era scattata nella giornata di martedì scorso, quando a seguito di una denuncia di alcuni genitori, i responsabili dell'ASL riscontrarono alcune anomalie, ordinando lo stop delle lezioni. Le maggiori criticità sarebbero state riscontrate nel plesso Minieri, dove alcuni bambini avrebbero manifestato reazioni allergiche. Al termine di un incontro tra l'amministrazione locale, la dirigente scolastica e una delegazione di genitori, è stato stabilito che per dare continuità alle lezioni, nei locali occupati dalla presidenza e dalla segreteria saranno collocate le 4 aule del plesso Minieri, mentre gli uffici scolastici potranno essere ospitati nel palazzo comunale. Questa è l'idea condivisa che sarà attuata nel caso in cui l'ASL dovesse pronunciarsi negativamente al trasferimento degli uffici nel plesso Minieri, chiuso per carenze igienico-sanitarie. La risposta dell'ASL è attesa per martedì.
A distanza di 3 mesi dall'insediamento, il sindaco Abete di Sant'Anastasia fa il punto sulla gestione amministrativa ed evidenzia gli interventi per la riduzione della fiscalità comunale e per il cambio di passo della macchina burocratica, obiettivo puntato sul dialogo con la comunità cittadina. Vediamo il servizio. Il cambio di passo nella gestione comunale si avverte a Sant'Anastasia e a segnalarne la portata è il sindaco Lello Abete nel tracciare il bilancio dei primi 3 mesi di gestione della compagine amministrativa che guida. Un arco di tempo certamente ristretto e non del tutto probante, ma è importante cominciare a muoversi nella direzione giusta. In questa prospettiva Abete rivendica all'amministrazione l'adeguata e necessaria attenzione prestata alla funzionalità dell'apparato burocratico degli uffici e dei servizi, correlata anche con la nomina del nuovo segretario generale. Ed è noto quanto sia rilevante nella gestione degli enti locali la figura del segretario generale per le sue competenze di qualificata professionalità. Abete rivendica ancora le valenze del bilancio di previsione approvato il 30 settembre scorso con un sensibile prospetto di agevolazioni fiscali e tributarie per i ceti sociali meno ambienti. In primo piano sono poi gli impegni programmati per potenziare gli interventi di tutela dell'ambiente e del territorio, migliorando i servizi di igiene urbana. Sul versante del discorso pubblico generale, il primo cittadino tiene a dare risalto all'apertura al dialogo dell'amministrazione verso la città e la pluralità delle sue anime e sensibilità politiche che la identificano. Resta confermata la destinazione dei fondi europei al sud senza nessuna forma di storno. Approvato in questa direzione l'emendamento dei parlamentari del Partito Democratico Manfredi e Iannuzzi. Sblocca Italia e fondi europei nell'agenda romana delle attività parlamentari. Passa l'emendamento Manfredi-Iannuzzi per la salvaguardia dei finanziamenti europei destinati al sud. L'articolo 12 del decreto legge prevede, in caso di inadempienze delle pubbliche amministrazioni competenti nell'impiego dei fondi comunitari, l'intervento diretto del Presidente del Consiglio, anche attraverso l'utilizzo dei poteri straordinari e sostitutivi, per evitare la perdita di risorse economiche e riprogrammare quei fondi per nuove e diverse opere. La proposta che è stata accolta dalla Commissione con il parere favorevole del Governo garantisce l'utilizzo dei finanziamenti comunitari per il Sud come in origine destinati. Un risultato importante che conserva il tesoretto economico garantendo ripresa e crescita, evitando ritardi e inefficienze amministrative che negli anni hanno penalizzato le comunità del Meridione. Ritorna alla vendemmia agli scavi di Pompei. L'appuntamento è per mercoledì 22 ottobre con la raccolta delle uve nei vigneti nell'area orientale della città antica. L'evento, che si rinnova per il 15° anno, sarà l'occasione per presentare le recenti attività del laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza e soprattutto per informare sulle ultime novità a supporto dei vari studi di approfondimento. Con quest'ultima notizia è tutto, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi.
Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.